A seguire il consigliere De Rosa. Si sente, sì. Sì. Grazie Presidente. Faccio fatica a intervenire oggi perché io mi sento in prima persona responsabile degli 11.200 morti della Lombardia e forse di più. Mi sento responsabile perché appartengo a questa istituzione. Mi sento responsabile perché io e il mio gruppo abbiamo scelto la strada fino al 20 marzo di non disturbare, di non fare polemica, di non dire state sbagliando, di non dire state mandando in giro il virus trasformando tutti gli ospedali in strutture infette, di non aver detto in quei primi 10 giorni che travolgere gli ospedali per mandare i malati di Covid significava spargere il virus per tutta la Lombardia. E non lo dice la Rozza perché è del PD, e non lo dice la Rozza perché è un'infermiera, non lo dice la Rozza perché ce l'ha con la Lega. Lo dicono tutti i sanitari e tutti gli scienziati, tranne forse quelli che non sappiamo chi sono, che consultate. Avevamo le mani e i capelli in quei giorni. E io sono responsabile, quanto voi, di quanto è successo e di quegli oltre 11.000 morti, perché non ve l'ho detto? Perché vi abbiamo mandato una lettera il 3 di marzo e voi avete ignorato, perché altro, i temi delle polemiche nascono quando i sordi non vogliono sentire. Vi abbiamo mandato il 3 marzo una lettera dicendo fate gli ospedali Covid, non mandate in giro la gente. Invece no, autoambulanze che andavano in giro per tutta la Lombardia, trasportando pazienti infetti con la mascherina chirurgica per i corridoi degli ospedali. Questo è grave, gravissimo. La Regione e il Governo hanno fatto degli errori, certo, un errore grave. Assieme alle Regioni, e sicuramente per prima assieme alla Lombardia. Non aver predisposto i bandi per l'acquisizione dei materiali fin dalla circolare del 22 gennaio. Non l'ha fatto la Lombardia, non l'ha fatto il governo. Quindi cioè, le responsabilità ci sono. Ma non è che le responsabilità del governo assolvono le responsabilità della Lombardia. Non funziona così. Ognuno si assume le sue di responsabilità. Io qui non ho sentito dire sì, ci sono degli errori. Guardate che per me è normale che possano essere fatti degli errori. Lo sappiamo tutti. Un virus sconosciuto, una situazione straordinaria. Gli errori si commettono. Chi non fa non sbaglia. Drammatico e criminale è però fare gli errori, non riconoscerli e ripeterli. Criminale, drammatico. Per questo ritengo che adesso, e non è polemica, e io entro sempre nel merito, nessuno di voi può dire che la polemica è gratuita, e gli errori che non si devono ripetere, nel merito. Certo, non c'è del peggior sordo che non vuol sentire. Allora, la sanità territoriale non è esistita in questi 2 mesi? Sì. La gente è morta in casa? Sì. Le persone sono morte da sole? Sì. Le persone che sono morte a casa da sole a Cremona, a Bergamo e a Brescia non avevano neanche la cura palliativa e neanche sono state registrate come malate Covid. Ma cos'è? Non esistono quei morti? Esistono solo quelli degli ospedali? Anzi, ve lo dice un'infermiera. Una persona malata di polmonite interstiziale da sola a casa senza niente muore soffocata. Non lo auguro neanche al mio peggior nemico quella morte. Siamo responsabili e siamo incoscienti se non ci riteniamo tali. E siamo responsabili perché ancora adesso si sta facendo finta di organizzare la sanità territoriale. Finta.
Non posso avere all'ATS di Milano, forse in tutto 16 USCA, con 36,2 medici. Ma di cosa state parlando? 3 milioni di persone. E andate in televisione a dire, ma come? Abbiamo fatto tutto per il territorio. Questi errori si devono correggere, se non vogliamo essere responsabili dei prossimi morti. Altra domanda che mi pongo, siamo a 5, giusto? Altra domanda che mi pongo e vi pongo. Perché sta muorendo tanta gente ancora ieri? Perché siamo oltre 200 morti ancora ieri? Siamo oltre 200 morti ancora ieri perché i malati vengono abbandonati da soli a casa e vengono ricoverati quando non respirano più e i polmoni sono fottuti e si muore anche in rianimazione. Se no, se tutto oggi funzionasse per riaprire, non dovremmo avere morti, e invece i morti ci sono, vuol dire che ancora non funziona neanche la fase 1. Ultima questione, ma non è ultima per merito, perché so che il resto lo diranno i miei colleghi nei loro interventi. Vogliamo la ripartenza, io sono la prima, la volevo già ieri. Ma una vera ripartenza, se non volete fottere il sistema economico della Lombardia, nasce e si organizza quando sappiamo qual è la situazione dell'infezione in Lombardia. Non sappiamo niente. I dati, poi ci sarà qualcuno meglio di me a spiegare. Non sappiamo se la persona di fronte è malata. E come le fate la ripartenza? Con cosa? Con la mascherina? Certo, come i trasferimenti dei malati negli ospedali, con la mascherina chirurgica. E infatti sono tutti in pezzi. Ci vuole un piano che unisca e tenga insieme economia e salute. Ci vuole un piano per il territorio. Ci vuole un piano che risani gli ospedali. Ci vuole un piano, me lo dite Presidente, come fate a ringraziare tutti i giorni medici e infermieri e poi ancora oggi gli fate il tampone solo se hanno 37,5? Come fate a ringraziare medici e infermieri e ancora oggi li fate lavorare malati? Come fate a sostenere, come fate a raccontare al personale sanitario che quanto sono eroi e poi gli togliete i soldi dallo stipendio perché non gli fate il tampone? Quindi non hanno il Covid e se sono in malattia rimangono sotto la legge Brunetta e gli tagliate lo stipendio. Non gli facendo il tampone non sappiamo neanche quanto personale infetto c'è. Vuoi la ripartenza, Presidente? E allora fai prima il tampone ai 200.000 sanitari che operano nei reparti e negli ospedali. E poi, e chiudo, fai e fate seriamente le cose. I test veloci, sono incerti, sì, incerti perché hanno un 5% di incertezza, ma mi danno l'idea della situazione e in più mi permettono di individuare quelli dove devo verificare col tampone se sono ancora infetti o meno. Tra il non fare nulla e aspettare Godot, per poi non si capisce quando aprire, se cominciamo il 22 a 20.000 test al giorno, in modo che il 5 di maggio, il 3 di maggio, si possa riaprire. Ma fate, non aspettare Godot, la scienza alla perfezione. Vorrei conoscere i vostri scienziati. Grazie, scusate, l'ho fatta lunga.